È una giornata molto importante per noi, è quasi storica. Vedere le luci di Canucà illuminare il campo liberamente è per noi un'emozione grande. E anche rivedere come la storia ci riporta sempre in attualità a dover riaccendere le luci dove vi sono stati dei torti, delle ingiustizie. Questa gente, la gente è internata nel campo di Ferramonte, ha subito un'ingiustizia per essere diversa, per essere nata ebrea oppure ad avere un orientamento politico diverso. E quindi non potevano essere liberi. Le luci di Canucà, le luci di questo candelabro esprimono la libertà dell'uomo di essere libero. Nessun uomo può permettersi di sopprimere o imprigionare un altro uomo per avere delle idee o una nascita diversa, una religione diversa.